Elizabeth Gill, crimini di prima classe. Capitolo 3, naftalina. Scintillante di luci, carica di cibi e vini raffinati, profumi, fiori e drappeggi, l'Atalanta scivolava con il suo carico sul mare scuro. Fuori, sui ponti, le coppie passeggiavano sotto braccio, guardando le stelle e le onde simili a velluto nero. Gli abiti da sera delle donne luccicavano pallidi contro il buio della notte, e il profumo dei sigari era trasportato dalla brezza. All'interno, nella sala da ballo bianca e dorata, altre coppie si muovevano a passo di valzer viennese, mentre le signore non più giovani, sedute contro il muro, annuivano a tempo di musica, pensando alla giovinezza perduta e pregando per un passaggio tranquillo. Ai piani di sotto, nei locali di servizio, gli steward si erano tolte le uniformi e giocavano a carte, scrivevano lettere e facevano due conti sulle possibili mance. Era un mondo compatto, organizzato, civilizzato, che si muoveva tra l'acqua nera e il cielo scuro. Nella sala fumatori, Pendlebury, dopo aver ingollato un sorso di brandy, posò il bicchiere, emise una nuvola di fumo dal suo eccellente sigaro e sospirò. «È stata una cosa triste», disse girandosi verso Benvenuto Brown. «Conoscevo Anne Gerstin, ora